Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò di un artista molto particolare, tuttora vivente e che tuttora lavora, ovvero Yayoi Kusama, questa simpatica e coloratissima vecchina giapponese di 90 anni che ha fatto dell'arte la sua vita, anche se purtroppo la sua vita è stata segnata dalla più tenera età dalla malattia mentale. Infatti questa signora si trova attualmente per sua scelta personale in un istituto psichiatrico appunto in Giappone. Ma veniamo alle vicende biografiche. Yayoi è nata in Giappone, a Matsumoto, nel 1929, da una famiglia dell'alta società. Fin da ragazzina è colpita da allucinazioni uditive e visive, sente parlare gli oggetti e le piante e vede intorno ad essi una strana aura. Yayoi sa che questa non è una cosa, diciamo, normale e quindi cerca di affrontare questo suo problema con matite e colori rappresentando quello che vede e quello che sente, per cercare in un certo senso di capire che cosa le stia succedendo. Un altro trauma, diciamo, che subisce Yayoi è il fatto di avere una madre estremamente tradizionalista, che da una parte ostacola la sua passione per la pittura, sequestrandole tutti i colori e tutte le tele e dicendole che il suo destino sarà sposare un uomo ricco e fare la vita casalinga, ma dall'altra, ancora più grave, la obbliga ad andare a spiare il padre durante i suoi incontri con le amanti e con le prostitute. Ciò provoca a Yayoi un rapporto difficile con l'amore e soprattutto con la sessualità, che viene quindi vista da lei come qualcosa di sporco e sbagliato. Nel 1952 Yayoi espone per la prima volta in una sua mostra personale 200 opere a Matsumoto, però lo stesso è insoddisfatta del suo paese, non vuole continuare a vivere in Giappone, perché lo considera un paese misogino e arretrato. Lei desidera una libertà differente, desidera andare altrove e quindi coglie l'occasione quando scopre casualmente i dipinti di Giorgia O'Keeffe. Comincia con quest'artista una corrispondenza e quindi decide di andare a trasferirsi negli Stati Uniti. Dopo qualche mese passato a Seattle si trasferisce a New York, dove inizialmente vive un periodo di estrema povertà e dove, per mantenersi, continua a produrre dipinti senza sosta. Nel 1959 riesce a ottenere la sua prima mostra personale a New York e la sua fama comincia a crescere. Questa sua fama però genera in lei ulteriori ossessioni, perché comincia a pensare che gli altri artisti le rubino il lavoro e arriva addirittura a tentare il suicidio, però per fortuna si salva. Nel 1975, a causa di problemi di vista e allucinazioni sempre più frequenti, oltre a questo suo bisogno di distaccarsi un attimo dalla fama, si ritrasferisce nuovamente in Giappone. Dagli anni 70 fino ad oggi Yayoi si trova in un ospedale psichiatrico dove si è rinchiusa per sua libera e spontanea scelta, dove però non ha mai smesso di dipingere, anzi continua a lavorare senza sosta. Infatti il suo operato raggiunge più di 500 opere concluse e quindi la sua arte continua ad essere florida e produttiva. Ma ora appunto arriviamo a parlare delle cose importanti, ovvero della sua vera e propria arte. Come ho detto nel video su Marina Abramovic e soprattutto nel video sull'arte dopo il Novecento, Yayoi Kusama è appunto un artista post Novecento e di conseguenza può non piacere a tutti, soprattutto se non si sanno certe premesse. Quindi, se non avete ancora visto il mio video sul Novecento, filate subito a vederlo e poi tornate qui. Per tutti gli altri, andiamo a vedere le sue opere. Come dicevamo, l'attività di Yayoi comincia parallelamente alle sue allucinazioni. Si dice infatti che la zucca sia uno dei suoi soggetti preferiti perché a 11 anni vide e sentì una zucca parlare. Come dicevamo, Yayoi è consapevole delle sue allucinazioni e soprattutto consapevole che esse siano allucinazioni e quindi di conseguenza cerca in qualche modo di affrontarle dipingendo e rappresentando le sue ossessioni, specialmente quando la spaventano o la turbano. È da questo che nascono le sue Infinity Nets, ovvero delle tele lunghe quasi 10 metri, completamente ricoperte di punti, pois e altri segni, in un ritmo tale da costringere lo spettatore in una totale contemplazione. Questi punti e qua poi si espandono letteralmente fuori dalla tela fino a invadere il soffitto, il pavimento e anche degli oggetti tridimensionali, come ad esempio le sue soft sculptures. Ho dimenticato di dire che in alcune installazioni possiamo trovare delle finestrelle attraverso le quali lo spettatore può inserire la testa e guardare all'interno, trovandosi in questo modo immerso in una sorta di mondo psichedelico nascosto creato da Yayoi. Questi ambienti costringono lo spettatore a immergersi totalmente nella mente di Yayoi, perché sono una rappresentazione così coinvolgente delle sue allucinazioni, delle sue visioni, che il pubblico comincia a sentirle sue. Sono degli ambienti molto suggestivi che in foto secondo me non rendono a sufficienza da quanto potrebbero essere dal vivo. In questi ambienti ci si immerge totalmente all'interno della mente di Yayoi, fino a
percepire in lontananza quello che potrebbe provare lei attraverso le sue allucinazioni. Un'altra ossessione rappresentata da Yayoi è la demonizzazione della sessualità, che le è stata appunto trasmessa dall'ambiente familiare molto severo. Appunto la sua convinzione che tutto quello che riguardasse la sfera della sessualità fosse qualcosa di sporco e di tabù, unito alla sua malattia mentale, le ha creato una vera e propria fobia nei confronti di essa e soprattutto nei confronti degli organi maschili. Se qualcuno di voi ha visto su Netflix la serie Sex Education e prova a immaginare cosa ha provocato nel povero Otis il solo vedere il padre che tradiva la madre, immaginatevi cosa può creare una persona che ha effettivamente dei problemi mentali, vedere costantemente, anzi essere obbligata a vedere costantemente il padre che tradisce la madre con delle prostitute. Come aveva fatto per le sue allucinazioni, Yayoi cerca di affrontare queste sue paure, queste sue ossessioni attraverso l'arte. E affronta questa sua fobia degli organi maschili rappresentandoli moltiplicati fino all'esasperazione, come avviene nell'installazione Aggregation 1000 Boats Show. Come avete visto, non ho parlato di singole opere perché l'arte di Kusama è fatta di elementi ricorrenti che ritornano sempre all'interno delle sue opere in maniera molto simile. Alla fine è una riflessione sempre sullo stesso tema. Ricordiamoci che comunque una persona che ha malattie mentali e ossessioni, e quindi quello che rappresenterà sempre saranno la sua ossessione. Ovviamente parte da questi temi per poi rappresentarli in tanti modi diversi, come ad esempio la recente Flower Obsession, ovvero una stanza interamente ricoperta di gerbere rosse. Ha lavorato anche con specchi, con luci, con ogni mezzo possibile per poter rappresentare quello che succedeva all'interno della sua mente. Con più di 500 opere realizzate e con tante altre ancora in produzione nonostante la veneranda età, questa è Yayoi Kusama. Voi cosa ne pensate? Io la trovo tenerina, non so perché mi fa una tenerezza. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere come sempre con un commento, con un like, iscrivendovi al mio canale, condividendo il mio video e facendo tutto quello che potete per diffondere l'arte. Bene, con questo vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao! And cry.